Voglio dire, l'archeologia di allora era quello che dice Leopardi, cioè qualcosa che serviva a sostituire tutto il resto, perché di tutto il resto non si parlasse. Io con questo avrei concluso. Se abbiamo qualche minuto ancora per attristarci ulteriormente, vi dicevo che Bell in fondo è un poeta tragico, non è un poeta comico. Stendhal diceva, Stendhal è un contemporaneo di Belli, che Belli non è un poeta triste, è un poeta tragico, perché come dice Stendhal, per essere tristi bisogna avere un minimo di speranza. E questa speranza Belli no, non ce l'ha proprio. Appunto, è un mondo orrendo che lui descrive e se abbiamo tempo, veramente la vita dell'uomo, in cui lui riprende un motivo eterno che ritorna in tutta la poesia antica, tra l'altro, e nella poesia moderna è un celebre sonetto di un autore che noi non abbiamo mai studiato a scuola, nonostante che sia importantissimo, Giambattista Marino, che ha scritto un sonetto a cui si è ispirato anche Belli. Non so, lo possiamo leggere, La vita dell'uomo? Sì, poi dopo, veramente, con quello chiudiamo. Dopo di questo non c'è veramente quasi più nulla da dire. 9 mesi alla puzza, poi in fasciola fra sbaciucchi, lattime e lagrimoni, poi per laccio in ercrine in vesticciola, cortorcole in braghe per i garzoni. Poi comincia il tormento della scuola, la becce, le frustate, i geloni, la rosalia, la cacca all'asse di ola, e un po' di scarlattina e vermiglioni. Poi vi è l'arte, il digiuno, la fatica, la prigione, le carceri, il governo, l'ospedale, i debiti, la fica. Verso il d'estate, la neve d'inverno. E per ultimo, Dio ci benedica, via la morte. E finisce con l'inferno. È dantesco. Non possiamo che ringraziare moltissimo Maurizio Mosetti e Filippo Coelho.